questa sera. Come sapete, quest'anno ricorre i 100 anni della rivoluzione d'ottobre, 50 anni dalla morte di Che Guevara e 500 anni dalla riforma di Martin Luther. Ma oggi, secondo voi, è ancora possibile parlare di rivoluzione? In che senso? Quali dovrebbero essere gli attori del processo rivoluzionario e a che esiti può condurre questo processo? Inizia Marco Buzzi. Grazie Gustavo, grazie a tutti voi. Come sempre Misano ci accoglie con interesse crescente, e oggi direi che ci confrontiamo con una parola, rivoluzione, che di per sé è densa di futuro, no? Dobbiamo pensare lontano. La finalità di questo ciclo mi sembra che sia proprio quella di cercare terre mentali per un futuro. E la parola rivoluzione, anche se a mio parere, come vedremo questa sera, va fatta risuonare in modo del tutto nuovo, ci dice di per sé che possiamo ancora salvarci. L'ultimo libro di Naomi Klein, questa giornalista canadese che è diventata abbastanza nota in tutto il mondo per la sua critica al mondo del consumismo, nella traduzione italiana si chiama Una rivoluzione ci salverà. E oggi infatti io credo che siamo costretti a recuperare, a riutilizzare, sia pure in modi, come dico, inediti, e lo spiegheremo, il concetto di rivoluzione, in quanto l'intera umanità terrestre è giunta ad un punto limite, ad un punto estremo ed estremamente pericoloso. È uscita sui giornali di oggi il rapporto Lancet che ci dice che ogni anno solamente per l'inquinamento muoiono 9 milioni di persone, e noi ci occupiamo dei cavilli della legge elettorale. Ok? Quando le nostre città sono diventate delle camere a gas. Per cui è un'intera civiltà che è arrivata, ecco il disegno, è arrivata all'estremo di una parabola, qui, e qui o torni, rivoluzione, converti, rovesci la direzione, o vai nel nulla. Per cui noi siamo costretti, e io credo sia una buona notizia questa, a ripensare seriamente il concetto di rivoluzione. Lo abbiamo ascoltato anche dalle parole chiare, nette, forti, radicali di Bauman. Siamo in un momento in cui servono nervi d'acciaio, menti lucide, cuori di leone, verrebbe da dire, qualità perdute in questo occidente di melassa, di criminalità, di menzogna dominante. Urge una nuova e radicale rivoluzione culturale, prima di tutto, culturale, o meglio, un mutamento della mente e del cuore del pianeta, dell'umanità del pianeta. Non è una cosetta, capite? Non è una cosetta. Abbiamo bisogno di un nuovo punto di vista, dobbiamo elaborarlo, perché possiamo affrontare una crisi la quale non è affatto solo economico-finanziaria, ovviamente anche economica-finanziaria, ma non attiene soltanto alle spaventose ingiustizie, disuguaglianze che crescono nel mondo, che sterminano ormai interi popoli e stanno distruggendo l'intero ecosistema. Indiretta, mi verrebbe da dire, no? Ci informano giorno dopo giorno che stiamo andando alla rovina. E nel frattempo però ci inducono ancora alla crescita, al consumismo, in modo acritico,
non mettendo mai insieme le cose. Ma crescita verso dove? Se un momento prima mi hai detto che stiamo distruggendo il pianeta, che questo tipo di crescita è insostenibile, me lo dici tu. E poi continui a usare i parametri del PIL come unico parametro di valutazione di una civiltà, di una società, della positività di sviluppo. La crisi che stiamo attraversando non è soltanto questo, è anche questo, ma sta coinvolgendo ogni aspetto della vita umana, lo sapete, lo sappiamo, è la nostra vita quotidiana, il matrimonio, la psiche profonda, gli affetti, l'inconscio, la scuola, la sanità, il cuore, il fegato, le malattie psicosomatiche, l'asfissia spirituale oltre che l'asfissia dei polmoni, le chiese, le forme di governo. Perciò parliamo di crisi antropologica, e la rivoluzione di cui io parlo è una rivoluzione antropologica, un'intera figurazione antropologica culturale, quella che secondo gli studiosi più pensanti, residui, residuali, ben pochi e ben poco ascoltati, ma ci sono, ci dicono che questa crisi è la crisi di una figurazione antropologica culturale che inizia con la svolta del Neolitico, non è una cosa che interessa solo gli ultimi 50 anni, capite? È una modalità di essere uomini che inizia a configurarsi nella svolta del Neolitico, parliamo di 8-10 mila anni fa, lo dice Daniel Rifkin, un grande analista e sociologo, quando dice: potremmo essere vicini alla fine di questa fase della storia. Una notevole quantità di nuovi studi su ciò che rende veramente felice l'essere umano suggerisce che la dialettica storica che ha caratterizzato la saga umana, cioè tutta la dialettica storica che ha caratterizzato la storia dell'uomo, fin dalle prime grandi civiltà idrauliche di migliaia di anni fa, cioè la svolta del Neolitico, potrebbe essersi esaurita. Quella modalità di essere umani, che io amo definirla, si può definire in tanti modi, ma sostanzialmente bellica, perché tutta la storia dal Neolitico in poi è una storia delle guerre per il dominio del mondo, è una storia di civiltà, di nazioni, di popoli che si sono combattuti ininterrottamente per il dominio del mondo. Questa modalità è in crisi. E purtroppo questa crisi, questo tramonto di un'intera figura antropologica è anche un brutto tramonto, cioè sta finendo male questa figurazione. E sta finendo male perché ha assunto il volto dell'attuale sistema neoliberista globale. Cioè il sistema neoliberista globale non è che un fungo, è l'ultima configurazione di una figurazione antropologica molto antica, molto antica. E quindi questa umanità terminale, questa umanità bellica terminale, ha da una parte il volto della mercificazione universale, no? Tutto è merce, tutto è niente, tutto è sostituibile, diceva Heidegger, l'Ersatzfrage, la sostituibilità come essenza delle cose. Nell'ultimo libro che hanno scritto Fido Capra e Ugo Mattei, L'ecologia del diritto, viene riassunto brevemente questo aspetto neoliberista della fine di una civiltà. Il nuovo capitalismo mondiale, ancora avallato giuridicamente dalla visione meccanicistica che vede la proprietà equivalente alla libertà di occupazione di risorse inutilizzate, ha minacciato e distrutto le comunità locali nel mondo, perseguendo scriteriate biotecnologie, ha profanato la sacralità della vita, cercando la trasformazione di tutte le diversità in monocultura, la trasformazione dell'ecologia in ingegneria e della vita stessa in merce. Ha arricchito un'elite mondiale di speculatori finanziari, imprenditori e professionisti dell'high tech, ai quali viene concessa la libertà di estrazione tutelata per legge. Queste persone hanno sperimentato un accumulo di ricchezze senza precedenti, hanno
anche se le conseguenze sociali ed economiche si sono rivelate disastrose. Questo è il volto, uno dei volti di questa umanità terminale nella sua forma neoliberista. L'altro volto è altrettanto drammatico, secondo me, e lo potrei definire così: la progressiva eliminazione della libertà dell'uomo. E il bello, se volete, di questo paradosso è che oggi la libertà dell'uomo viene di fatto annientata sotto le mentite spoglie di una libertà assoluta. Questo è il paradosso orwelliano. Questo filosofo molto interessante, Byung Chul Han, che è un filosofo sudcoreano naturalizzato tedesco, in un suo libro interessante che si chiama La psicopolitica, descrive bene questa realtà di questo potere totalitario che non vieta più le cose, ma distrugge la libertà dell'uomo incrementando false libertà. Quindi, avendo tu un'infinita possibilità di false libertà, non ti accorgi nemmeno che stai perdendo la vera libertà, che è quella creativa, quella radicalmente creativa. Il potere intelligente, che è quello del neoliberismo, si plasma sulla psiche invece di disciplinarla o di sottoporla a obblighi o divieti. Si plasma. Non ci impone alcun silenzio, piuttosto ci invita di continuo a comunicare, a condividere. Andate su WhatsApp, andate su Facebook, fatevi il vostro profilo, così sarete tutti molto molto belli e tutti vi applaudiranno e diranno mi piace, mi piace, e sarete felici. Vi avete tanti amici. Qualcuno prima, provate a chiedere a uno di questi amici di portarli ad una visita medica. Spariscono questi amici. Vi invita a comunicare, a condividere, a partecipare, a esprimere le nostre opinioni, i nostri bisogni, desideri, preferenze, a raccontare la nostra vita. Dai, racconta la tua vita a Maria De Filippi, no? Che è tanto bello, no? Fa tanto emotion, sorrisino, pianettina, sono contento, viva! Questo potere intelligente è, per così dire, più potente del potere repressivo. Si sottrae a ogni visibilità. La crisi della libertà nella società contemporanea consiste nel doversi confrontare con una tecnica di potere, qui c'è tutto Foucault, ovviamente, che non nega o reprime la libertà, ma la sfrutta. La libera, virgolette, scelta, cioè quella vera, viene annullata in favore di una libera selezione tra le offerte, no? La famosa battuta di Henry Ford. I miei operai sono assolutamente liberi di scegliere il colore dell'automobile che vogliono, a condizione che sia nera. Quindi, ecco perché, cari ragazzi, siamo costretti a parlare di rivoluzione. Non è un orpello, non è un optional. Oggi pensare vuol dire essere rivoluzionari. Poi dovremo capire come, avremo tutta la serata per capire qualcosa, tutto no. Ma è ovvio che se tu vuoi essere ancora un uomo, una donna, vivi, non puoi che gridare al bisogno di un rivolgimento radicale, come dice Bauman, come dice Rifkin, come dice il Papa, che parla esplicitamente di rivoluzione culturale, come dicono i pensanti e i senzienti, mi verrebbe da dire, cioè chi ha ancora anche un cuore, oltre che una mente. Ed ecco perché, a mio parere, le proposte riformistiche
non comprendono e rimuovono la radicalità della situazione, perché tutti vogliono il cambiamento, no? We can, we can. Si è visto, no? Si è visto 8 anni di Obama che cosa hanno prodotto? Hanno prodotto Trump. Questa è la storia. Vai, vai. Quindi le proposte solo riformistiche sono, a mio parere, del tutto illusorie, se non addirittura collaborazionistiche, aggravanti e collaborazionistiche, cioè negano, nascondono la verità delle cose, ci spostano l'attenzione su piccoli particolari critici, sottraendoci la visione del vero problema, che è radicale, ragazzi, radicale, veramente radicale, di sopravvivenza, e a breve. Ora, poi vedremo, ragazzi, che io, con voi, voi mi conoscete, sono 20 anni, vengo qua, io la vedo bene questa cosa, io la vedo molto bene, cioè io sono contento che l'umanità egoico-bellica iniziata col neolitico entri in una crisi radicale, non è che mi piacesse tanto. Non è che mi piacesse tanto il mondo egoico-bellico, capisco che ci sia lo sviluppo della storia, non è che voglio qui negare la funzione dell'evoluzione della dialettica nella storia, però non è che io sia triste perché crollano gli imperi, diciamo, asburgici, perché crollano gli stati etici, io non sono così triste, non ne ho nessun rimpianto, alcun rimpianto. Per me il futuro è in avanti, il meglio è in avanti, lo dobbiamo costruire, è rischioso, ma è in avanti. Io sono allievo della poesia del XX secolo, di René Char, le retour è en avant, le retour è en avant, il ritorno è in avanti, la rivoluzione è in avanti, è l'avvenire, si sarebbe detto in altri tempi. E quindi io dico, bene, siamo alle soglie di un vero e proprio salto di umanità, alleluia. Alleluia. L'importante è capire come io, voi, riusciremo a viverlo questo passaggio. Questo è l'unico vero problema. Ma di per sé un passaggio evolutivo, una transizione antropologica culturale, non è un fatto negativo, è un grandioso fatto nello sviluppo misterioso della storia del cosmo, che non a caso noi oggi stiamo raccontando per la prima volta interamente. Non è un caso che noi solo oggi raccontiamo l'intera storia del cosmo fino a me che la dico. Questo è anch'esso il segno di un passaggio misterioso di umanità. Per concludere questo primo ciclo, che abbiamo dato 20 minuti, io sto a 17, io sono radiofonico, quindi mi attengo ai secondi più che ai minuti, quindi ho 3 minuti, bravo. Voglio dire, per lanciare un po' di materiale in questo dialogo tra voi con Fusaro, che io credo che questa rivoluzione antropologica possiede caratteri, a mio parere, diversi dalle rivoluzioni che abbiamo sperimentato nel ciclo giacobino comunista del 1789-1989. È chiaro che anche quelle avevano dentro, lo vedremo, elementi di questa rivoluzione antropologica, sono collegate. Però noi oggi ci troviamo di fronte ad una idea e ad una necessità di rivoluzione diversa. Vediamo subito alcuni caratteri di diversità. Il primo è che proprio è una rivoluzione antropologica, quindi sarà molto lunga. Una rivoluzione antropologica che nei secoli, ragazzi, non accade per bruschi eventi più o meno cruenti, tipo la presa della Bastiglia, tipo il Palazzo d'Inverno. Ecco, non è così, non accadrà così. Le immagini che oggi la parola rivoluzione ancora evoca in noi sono immagini di sangue, sono immagini di distruzione. Ecco, io vorrei che l'immagine che dovrà fiorire in noi, proprio perché questa rivoluzione possa accadere, perché se no non accadrà semplicemente, dovranno essere molto diversi. Una curva molto dolce, così, un curvare. Dobbiamo recuperare il significato astronomico del concetto di rivoluzione, che nasce in astronomia, d'altra parte. La rivoluzione è il moto circolare
di un pianeta. Dobbiamo immaginare questa rivoluzione come un tempo allegro, sia pure difficile, che non abbia proprio niente di cruento, né di violento. Noi non vogliamo ammazzare nessuno, io perlomeno non voglio ammazzare proprio nessuno, io vorrei che si smettesse di ammazzare. Non è una rivoluzione contro qualcuno, è una rivoluzione contro un sistema delle cose, questo certamente, ma non esclude nessuno. È un appello per tutti noi ad un cambiamento, che è un cambiamento di sopravvivenza e di rigenerazione. Tutti, anche politicamente, sono convocati a questo, che siano ex comunisti, che siano ex fascisti, che siano ex democristiani, che siano... Sono tutte le forze politiche arrivate ad una fase terminale che richiede una rigenerazione profonda, direi una conversione profonda. Quindi io vorrei che questa rivoluzione evocasse in noi immagini come quelle di una danza, come di un giro di danza, qualche cosa di planetario, di stellare e di festoso. Un altro grande poeta come Dylan Thomas diceva: turning and burning, turning, tornando e conciando. Ecco, noi compiremo questa rivoluzione tornando, ricordando e bruciando allegramente. Ancora Renchard diceva nel 75: rivestitevi, avanti un altro, questo è l'ordine. E l'altro che segue, la nuova umanità che segue, siamo ancora noi. Rivoluzione che un astro modifica con le mani che noi vi aggiungiamo. La rivoluzione antropologica è in atto, ragazzi. Aspetta che aggiungiamo le nostre mani.